Ricordate 30 anni fa. In queste settimane stiamo vedendo documentari e rievocazioni. I più anziani quel tempo l'hanno vissuto, la guerra e il dopoguerra. I giovani ne hanno sentito parlare, hanno visto delle foto, dei film. Faticano a capire gli orrori del passato, e non solo la brutalità della guerra. La fame, la fine delle speranze, l'isolamento politico, le distruzioni, la mancanza di un avvenire. Quella che era l'Italia di 30 anni fa. Non c'è immagine di documentario che possa dare insieme tutte quelle sensazioni. Anche nei grandi giorni della liberazione pochi si illudevano. Erano distrutte le case, le strade, le fabbriche. Era l'intero paese allo stremo, nel fisico e nel morale. Avremmo ricostruito, sì, ma lentamente. Avremmo ricominciato a produrre, ma chissà quando. Avremmo avuto qualche soldo in tasca, ma la moneta non valeva più niente. Forse, con gli anni, una bicicletta. Saremmo magari usciti dall'isolamento un po' alla volta, ma con fatica e con altre umiliazioni. I vincitori ci guardavano con diffidenza. Non vogliamo ricordare quegli anni per ricevere un elogio dai cittadini. Bravi, grazie, avete ricostruito l'Italia, eccovi ancora il nostro voto. In Italia si sono fatte molte cose, ma le hanno fatte anche altri paesi. La ricostruzione e lo sviluppo industriale non sono un monopolio italiano. Anche all'estero c'è maggiore benessere di 30 anni fa. Nessuno vuole mettersi le penne del pavone. Se anzi c'è una necessità, oggi, è quella di non dimenticare le cose soddisfacenti, ma saper guardare anche alle cose che non vanno, per cambiarle, per migliorare. Non dimentichiamo però. Dopo il 25 aprile del 45, giorno luminoso della liberazione, l'Italia si ritrova padrona di se stessa. Non sa quale futuro avrà. Non sa come potrà gestire questa sua nuova condizione di paese libero. Gli italiani sanno solo di avere un futuro nuovo. Dipenderà da loro saperlo costruire. Si manda via il re e l'Italia diventa una repubblica. Si prepara la Costituzione, la Carta Popolare dello Stato. Con il suffragio universale possono votare tutti, uomini e donne. I rapporti di forza tra i partiti da prima non erano chiari. Nelle elezioni del 2 giugno 1946 i socialisti e i comunisti insieme avevano più voti della Democrazia Cristiana. Il Partito Socialista era più forte di quello comunista. Dall'estero avevamo gli aiuti americani e a est la minaccia di Stalin. I comunisti prendevano la Cecoslovacchia, che vanamente tenterà più tardi di ribellarsi. Quando si votò ancora, il 18 aprile del 48, la Democrazia Cristiana ebbe la fiducia di metà del popolo italiano, la maggioranza assoluta in Parlamento. De Gasperi era già al governo, ma dopo il 18 aprile il suo prestigio e la sua popolarità divennero immensi. Avrebbe potuto governare da solo, aveva il consenso popolare e la forza in Parlamento. Ma proprio allora il paese vide quale scelta faceva la Democrazia Cristiana. Non il potere per proprio conto, non l'orgoglio e il vantaggio di fare da soli. De Gasperi chiese la collaborazione degli altri partiti democratici. Per lui il discorso non era di governo democristiano, ma di governo democratico. Non di isolamento, ma di allargamento popolare. Nessuna differenza fra gli italiani. De Gasperi voleva, in primo luogo, la libertà per gli altri. La libertà allargata a tutti. Il diritto per tutti di contare. L'esigenza pregiudiziale della vita politica italiana è quella di consolidare nella coscienza e nel costume del popolo il metodo delle libere, oneste e consapevoli decisioni democratiche. Bisogna rinunciare alla dottrina e alla pratica della violenza personale, della sopraffazione di parte. Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto e che questo voto fa legge per tutti, salvi naturalmente i principi supremi della morale.
In ciò consiste il regime di libertà. Da questa consapevolezza e da questo costume dipende se la Repubblica, che è il più perfetto ma anche il più difficile sistema di autogoverno, nascerà vitale, robusta, sostenuta dal popolo, accettata da